Cari amici di calciomercato.com, bentornati per parlare oggi del Milan e per cercare di rispondere alla domanda che milioni di tifosi rossoneri si pongono in questi giorni. Che cosa sta succedendo in via Turati? Non solo e non soltanto per le scelte di mercato possibili, la eventuale cessione di Ibrahimovic o di Thiago Silva o di Pato, di cui si discute da settimane, ma soprattutto per lo stato dei rapporti che non risultano essere idilliaci fra Barbara Berlusconi, figlia di Silvio Berlusconi e di Veronica Lario, consigliere di amministrazione dall'aprile 2011 del Milan, e Adriano Galliani, vicepresidente vicario amministratore delegato da 26 anni, da quando Berlusconi ha salvato il Milan dal fallimento e lo ha portato a diventare il club più titolato del mondo, conquistando 28 trofei fra nazionali e internazionali. Che cosa è accaduto? È accaduto che Barbara Berlusconi, alla quale spetta il Milan nella suddivisione ereditaria del patrimonio paterno, vuole comandare sempre di più, e dal suo punto di vista è evidentemente un'aspirazione legittima, ma si scontra con il potere pressoché assoluto detenuto in questi 26 anni da Galliani. Dopo la frizione del gennaio scorso, quando Galliani aveva concluso l'operazione di cessione di Pato al Paris Saint-Germain per 30 milioni di euro, ed aveva anche chiuso l'accordo con il City per l'acquisto del cartellino di Tevez, ma tutto venne bloccato da Silvio Berlusconi in persona, su richiesta della stessa Barbara Berlusconi, la guerra è proseguita sotterranea in via Turati. È riesplosa in questi giorni perché Barbara Berlusconi vuole avere diritto di parola e anche di decisione sulle operazioni di mercato, perché la strategia dell'austerità sarà sempre più netta, perché la famiglia Berlusconi, il riferimento è anche a Pier Silvio e a Marina, fratello e sorella di Barbara, non vuole più accollarsi pesantissimi oneri annuali. Basti pensare che in occasione dell'ultima assemblea rossonera, lo stesso Berlusconi, cioè la Fininvest, ha dovuto ripianare un passivo di 67 milioni 300 mila euro. Ecco perché c'è questa frizione fra Barbara Berlusconi e Galliani, ecco perché la sensazione è che si arriverà presto ad una resa dei conti, per capire chi dentro il Milan sia destinato a comandare nei prossimi anni.